Scienziato, scrittore, visionario, divulgatore, rivoluzionario. Trovare il sostantivo giusto per descrivere Isaac Asimov è impossibile, perché Asimov, tra i più grandi autori di fantascienza dell'ultimo secolo, è stato tutto questo insieme. Nato in Russia ma vissuto in America dall'età di 3 anni, una carriera universitaria in biochimica con la passione per la scrittura, a lui si deve la trasformazione della fantascienza da racconto per appassionati a grande genere letterario, con una produzione che supera i 500 volumi. Ma soprattutto ad Asimov si deve lo straordinario racconto della storia dell'uomo nei millenni a venire tra i pianeti della galassia. Una storia segnata da una visione a volte distopica e a volte filosofica, ma sempre terribilmente realistica. Perché la sua fantascienza ha radici solidissime nella scienza del tempo, la linfa da cui trae una capacità di lettura del futuro senza eguali. E Asimov negli anni 40 è il primo ad immaginare una società futura segnata da una massiccia interazione tra uomo e macchina, ed è sempre Asimov a coniare la parola robotica, oggi diventata di uso comune, ma quanto mai lontana dalla vita di 80 anni fa. È il 1942 e nei suoi romanzi più celebri, quelli dell'universo della Fondazione, crea le famosissime 3, poi 4 leggi della robotica. Leggi che oggi sono il fondamento della ricerca sull'intelligenza artificiale, perché coniugano la robotica con le scienze sociali e cognitive, mettendo l'uomo al centro della rivoluzione tecnologica. Una rivoluzione che parte dalla scienza, di cui Asimov però rifiuta ogni dogmatismo. In ogni secolo, scriveva quanto mai lucidamente, gli esseri umani hanno pensato di aver capito definitivamente l'universo, e in ogni secolo si è capito che avevano sbagliato. Da ciò segue che l'unica cosa certa che possiamo dire oggi sulle nostre attuali conoscenze è che sono sbagliate.